Benvenute in un nuovo video. Come leggete dal titolo, questo sarà un video recensione sui rossetti della Wet n Wild che ho provato. Vi parlerò dei Mega Last e dei Silk Finish. Vi farò appunto una recensione basata su quello che io ho potuto notare usando questi rossetti, basata appunto sulla mia esperienza. Vi farò vedere gli swatch, vi farò anche un piccolo confronto tra due di questi rossetti e due rossetti della MAC. Comunque nell'info box troverete il link al post sul blog appunto con la recensione scritta di questi rossetti, se magari non capite qualcosa nel video o volete vedere gli swatch meglio, non so, ecco, quindi trovate nell'info box il link. E quindi niente, iniziamo subito con gli swatch. Io ho provato 5 rossetti Mega Last, che sono questi qua, e due della linea Silk Finish, che sono questi qua, se riesco a prenderli, ok, che sono questi qua. Quindi iniziamo con, vi farò vedere gli swatch dei Mega Last. Allora, iniziamo con farvi vedere il packaging, che è questo qua, dei Mega Last. È molto semplice, ma perché costano 2,99 euro, quindi potete capire che anche il packaging non è che si può fare chissà cosa per questo prezzo. L'unico difetto di questo packaging è che, come vedete, lo stick non è cioè è il massimo, cioè non va più in giù di così, e quindi ogni volta che si toglie il tappo si sporca, non so se vedete, e quindi diciamo che è un po' scomodo perché devi stare proprio attenta a chiudere il tappo, perché sennò schiacci praticamente lo stick. Questo è l'unico difetto di questo packaging, diciamo. Allora, questo qua è Rosebud, ed è appunto un rosa, però aranciato, rosa caldo, che a seconda della luce, cioè, perché vi metto di queste, vi metto due foto sulle labbra, perché in una foto che vedete ora sembra un rosa tranquillissimo, un rosa normale, chiaro, mentre nella foto che vedete ora sembra un rosa appunto aranciato, con un sottotono aranciato, e quindi non so, dipende dalla luce, o magari dipende da come l'ho applicato, non lo so, è particolare come colore. Quindi questo è Rosebud. Poi c'è Move Hotta Here, penso, non so come si pronunci, che è questo qua. Che è un rosa malva. Poi abbiamo Smoky Hot Pink, che è un fucsia, non lo so come definirlo, un fucsia abbastanza caldo forse, non so, non sono molto brava a descrivere i colori, comunque lo vedete, è fedelissimo. Poi c'è Sugar Plum Fairy, che è un prugna, vinaccia, che dallo stick sembra più scuro, ma in realtà vedete che è un colore tranquillissimo, almeno per i miei standard. Poi abbiamo
Cherry Bomb, che è un borgogna scuro questo. Ora vi metto l'inci, non so se si vede bene perché comunque l'inci era sulla plastichina che li ricopriva e avendo una superficie così arrotondata non si vede benissimo. Le foto assolutamente non sono riuscita a farli perché appunto era una superficie rotonda e non si vedevano, quindi io spero che almeno nel video si veda qualcosa. Allora, se mi sono dimenticata di dirvelo, questi rossetti hanno tutti un finish opaco, appunto costano 2,99 euro e io li ho provati tutti per circa 6 ore. A me in generale i rossetti durano tantissimo se non mangio, infatti anche questi hanno avuto una durata davvero ottima, mi sono durate 6 ore tranquillamente. Dopodiché, quando ho mangiato, ogni colorazione si è comportata un po' diversamente. Nel senso, le colorazioni più chiare, queste qui, le prime tre, appena ho mangiato se ne sono andate via. Questo qua, che è Smoky Hot Pink, ha lasciato un velo di colore, sotto, ma proprio leggerissimo, non si vedeva proprio il fucsia, ma un rosa molto molto flebile. Però se ne sono andati via completamente. Cherry Bomb invece, quando ho mangiato, sì, se n'è andato via, ma ha lasciato le labbra tinte, quindi di questo borgogna. Invece Sugar Plum Fairy è il primo che ho provato, assolutamente il primo rossetto perché mi piaceva moltissimo il colore. E devo dire che mi ha stupito tantissimo perché io l'ho provato alla mattina, l'ho applicato appunto alla mattina, ho fatto passare 2 ore, dopodiché ho mangiato, scusate, mi sono dimenticata di togliere l'audio, dopodiché appunto ho mangiato, ma il colore c'era ancora. C'era ancora, non come appena applicato ovviamente, ma ben visibile, cioè vedevi che colore era. Dopodiché sono passate altre 8 ore e il colore c'era ancora, e le labbra erano ancora tinte del colore appunto di questo vinaccia. Dopodiché ho cenato perché ho fatto sia pranzo che cena e vabbè, il colore se n'è andato, ma comunque c'era ancora un velo proprio stavolta leggero di colore, ma cioè, si vedeva ancora, era una cosa impressionante, ci ho cenato e pranzato. Eppure il colore si vedeva ancora. Non lo so, davvero, questo rossetto mi ha stupito tantissimo per la durata, perché nessun rossetto mi ha mai fatto così. E boh, non lo so, non so che altro dirvi, è stupendo, almeno sulle mie labbra. Poi, invece per quanto riguarda la sensazione e la stesura, allora hanno un finish opaco, quindi se avete delle labbra screpolate o secche mettono in evidenza le pellicine, oppure se quando vai per stenderlo sulle labbra risulta un po' meno scorrevole, diciamo. Ma se si idratano bene le labbra prima, l'applicazione è davvero facile, non sbavano, non vanno nelle righette verticali, non seccano leggermente dopo svariate ore, però. E quindi sì, non, niente da dire di questi rossetti, cioè a me mi sono piaciuti davvero moltissimo. E ora invece vi metto appunto la foto di confronto con i rossetti MAC di Cherry Bomb a confronto con Diva e Sugar Plum Fairy a confronto con Rebel di MAC. Ve la metto ora. Come vedete, Cherry Bomb e Diva sono due colori completamente diversi, perché sì, sono diversi.
Invece Sugar Plum Fairy e Rebel si assomigliano, cioè la colorazione è davvero, la differenza di colorazione è davvero minima, cioè è quasi impercettibile, solo che cambia il finish perché Rebel è satinato, mentre Sugar Plum Fairy è opaco appunto. Però diciamo che come colorazione si avvicina di più. Quindi, secondo me non sono dupe al 100%, soprattutto Diva e Cherry Bomb, no, assolutamente no, non sono dupe. Sugar Plum Fairy e Rebel, nì, cioè sono dei semi dupe perché come colore si avvicinano molto l'uno con l'altro, ma come finish no. Però appunto, se volete provare Rebel, questo qua secondo me è una valida alternativa, invece se proprio volete il colore di Diva, Cherry Bomb no. Perché non è esattamente uguale. Quindi niente, questo invece è quello che penso di questi rossetti. Ora vi faccio vedere i due dei Silk Finish. Appunto, questo è il packaging. Questi invece costano 1,99 euro, quindi ancora meno. Allora, questo qua è Fuchsia Weave Blue Pearl. Ed è appunto un fucsia con delle pearlescenze blu, che spero si vedano. Mentre l'altro è Just Garnet. Ed è appunto un rosso con delle pearlescenze sul fucsia. Ed allora, anche di questi vi metto l'inci ora, ma comunque siamo sempre nello stesso discorso, avendo una superficie rotonda, non so quanto si possa vedere, mi dispiace. Comunque, appunto, questi rossetti si differenziano dall'altro, oltre per il prezzo, perché costano ancora di meno il packaging così, ma anche per il finish, perché questi sono lucidi e perlati. Io, a dire il vero, ho scelto delle colorazioni il più meno possibile perlati, perché c'erano colorazioni che proprio vedevi i glitter. Diciamo che questi invece sono ancora portabili per me, perché io il perlato sulle labbra non lo tollero molto. Volevo provarlo perché non l'ho mai provato, quindi per 1,99 euro questi qua li ho comprati. Allora, questo qui che è il fucsia con le pearlescenze blu, devo dire che si vedono le pearlescenze si vedono di più rispetto a questo, che praticamente sembra un rosso fucsia normalissimo, quindi non si vedono, di questo non si vedono le pearlescenze, mentre di questo leggermente di più. Allora, anche questi li ho provati per 6 ore come gli altri e mi sono durati tutte e due. Certo, non intensi come prima, ma comunque il colore c'era ancora. A differenza di quell'altro, ma ovviamente si poteva anche immaginare, questi due dopo aver mangiato mi sono andati via tutte entrambi. Solo il rosso ha lasciato un leggero velo di colore, ma cioè proprio era leggerissimo. La stesura invece di questi è davvero facilissima, non mettono in evidenza le pieghe, non sbavano, perché anche se sono lucidi e comunque morbidi, non sbavano, a me non mi hanno sbavato. Sono pigmentati, sono davvero tanto pigmentati anche sulle labbra, come li vedete qui. Ok, e quindi questi erano i Silk Finish. Allora, in conclusione, cosa vi posso dire di questi rossetti, di come mi sono trovata? Da come avete sentito, io mi sono trovata benissimo. Sono rossetti che costano davvero poco, perché comunque 2,99 euro e 1,99 euro è davvero poco per dei rossetti, ma hanno una tenuta e una resa davvero davvero ottima, secondo me, almeno sulle mie labbra. Sono davvero fantastici per il prezzo che hanno.
Io ve li consiglio assolutamente, sì, perché mi hanno davvero colpita in positivo, non mi sarei, cioè, avevo sentito parlare davvero bene di questi rossetti, però, cioè, non mi immaginavo che avessero questa resa così bella, cioè, non so che come spiegarvi, ma sono davvero rimasta colpita. I miei preferiti sono Sugar Plum Fairy. Questo qua è Fuchsia with Pearl, non l'avrei mai detto, ma sì, mi piace molto. Mi piace molto anche il rosa malva. Cioè, mi piacciono tutti e non saprei cosa scegliere, però io ve li consiglio almeno queste colorazioni. Di questi qua ce n'erano anche tante altre, non me le ricordo tutte, ma ce n'erano tante altre. Invece di questi qua, di quelli opachi, c'erano due rossi, due tipologie di rosso. Un corallo, un marroncino beige e un altro rosa più chiaro, mi pare. Mi pare che fossero questi i colori. E niente. Scusate. Io spero di avervi detto tutto in questa recensione. Spero che vi sia stata utile. Se avete domande, scrivetemele pure nei commenti e io vi risponderò. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!